Paolo, secondo, terzo e quarto. Online, È ancora preparate. in esecuzione sto gioco di merda, sparisci dalla mia vita. Preparate le Oh. patatine, le bevande, i popcorn, le tartine, le piadine, perché adesso arriva un signor gioco E ce l'ho anche pronto. di cui Locke è follemente innamorato. Esatto. È un po' che non ci gioco. A me non A me piace. piace. A me fa schifo il cazzo. A me piace particolarmente e sono contento di non ricordarmelo perché vorrei apprezzarlo nuovamente. E vediamo se tra di voi invece c'è un esperto che ci potrà aiutare ad andare avanti, perché sapete benissimo Qual è la situazione? Ecco, qual è la aspetta un situazione attimo. di partenza. Devo allargare un secondo. Così. Perfetto. Modalità Final Fantasy 9 activated. Anzi, forse lo allargherei ancora un pochino. Aspetta, giusto per optimizing lock. Posto. I comandi li ho configurati sul emulatore. Sì. Molto bene. Ah, c'era già un salvataggio che avevo già fatto in live, fra l'altro. Ma facciamo un nuovo, ovviamente. E si chiamava Porco, il protagonista. Oh, Andum, non l'hai fatto appena il 6, ma il po'. Questa è l'occasione, cazzo, allora. New game. Ah, con la traduzione dei Sadness, fra l'altro. Sì, questa è. Quando comunque, ragazzi, adesso se c'è bisogno, tipo in sto pezzo già, se tu schiacci leggermente tab, prova. Vabbè, No, 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 no. ma prova per farmi vedere solo Sì, che. bello. No, per favore. Tanto Non snaturiamo Final Fantasy VII. verrà Tanto. verrà il momento, Tanto verrà. ha Non ritmo questo gioco, non ce n'è di bisogno. Non devi neanche farmare perché c'è è bisogno. anche facile, cioè. Non è neanche difficile come Ah, gioco. non dire cose che poi Sì, tanto non. allora, dei Final Fantasy del Super Nintendo. È il più facile. Fra il 4, il 5 e il 6. Il 6, secondo me, è il più facile perché c'è Edgar. Edgar è OP, cioè. Edgar è un personaggio che non ha nessun senso di esistere, praticamente. Perché, tipo, ha tutte le abilità che non consumano MP. Che abilità Fanno. faceva già? Che cosa Ha aveva, gli tipo? strumenti. Fa status alterati, un danno della Madonna d'aria, un danno della Madonna a singolo e non consuma MP. È sgravissimo, Edgar. Cioè, non c'è nessun motivo. Poi c'è Sabin, che è un altro fortissimo. Cioè, sono un sacco di personaggi forti, quindi in realtà basta che usi In realtà sono quelli. tutti forti, Ma stai a no, c'è vedere. tipo Umaro che alla fine fa cagare perché fa solo attacco fisico. Il Moguri è una rottura di cazzo perché devi farlo combattere dappertutto. Sì, ma io dico personaggi normali, non dico quelli Sì, no, tu particolari. metti in campo Locke, Edgar, Sabin o Terra, o sembrerei Terra perché Terra è la limit e GG. Ma non solo Locke. Vedi, è facile di base, te l'ho detto. Ah, tu dici perché sono oltre ai personaggi rotti, ok? Sì, è più approcciabile, diciamo. Vabbè. Ci sta. Meglio per noi, nel senso. Infatti è figo che all'inizio usi le magicite, No, questo è i Magitek. no, Sì. i Magitek sono fighi. Che Non finché nasce libera, sì, non per molto. tra l'altro all'inizio sono proprio Certo. Sì, sgravati, nel infatti è senso. come averlo rotto già inizio il gioco. Firebeam. No, ma usa qualsiasi cosa, gli shotti Ah, aspetta, proprio. l'audio. È giusto l'audio, ragazzi? O è troppo basso? Ditemi voi. Infatti le musiche sono fighissime di sto gioco. Audio check 1. Ciao Ximog, Ciao benvenuto. Simo, come stai? Abbiamo finito Final 8, sei contento? È basso, molto basso l'audio. Basta saperlo, gentaglia. Basta saperlo. Amiche, in effetti è bassissimo. Ditemi se adesso va meglio o se volete che lo alzo ulteriormente. Ho come l'impressione che, come al solito, Avevo problemi su sto gioco. ci ricrederemo su questa fantomatica facilità. E infatti, mezza luce, io infatti non mi pronuncio a sto giro perché, come te, io sono wise e quindi so già dove arriveremo. Problemi di emulazione. No, su Final Sì. 6. E zio Caps No, è rinforza impossibile. quando io mi ricordo che avevi No, problemi problemi, di scusa. emulazione. Vabbè,
Ah, forse mi... forse ha voluto cambiare argomento. Alza leggermente. Ah, di emulazione. Ancora. Ma no, impossibile, Super Nintendo. Era, il Super... era un Mario che avevo problemi di emulazione. Che mi dava input lag della Madonna. Sì, Zelda era facilissimo. Vabbè, ma sono morto nell'unico combattimento difficile del gioco. E solo per... era solo per farvi vedere che il gioco offriva una challenge se eri un giocatore non preparato. Tutto qua. Sì. E te l'ha fatta vedere anche tre volte. Sì, perché... esatto, per sicurezza. Se non ci... perché se non ci credevi alla prima. Attenzione a Ximog che dice che è difficilissimo. Sai cos'è facile? Molto schiacciare tab o il mio cazzo in alternativa. Infatti. Ma mi sembra strano perché l'ho giocato sull'emulatore mille volte questo gioco. Mi sembra strano, non mi ricordo di aver avuto problemi. Boh, perfetto. Audio è ok. Vado, qua c'erano già i combattimenti che tacciacchiavano destra e sinistra. Che se non sbaglio non c'erano nel 5. Questo è il primo final che li aveva. Sì, possono attaccarti sia, sì, sia davanti che dietro. Esatto. Vabbè, sì, che è appena successo, tra l'altro. Nel senso. Tu vedi, Ray, giusto? Questo, sì, dovresti questo dovresti vederlo bene, teoricamente. Questo dovresti darmi anche il... potresti darmi anche l'audio di questo, cioè... No, cosa cambia? Ti viene la qualità proprio di merda, abbiamo visto, poi. Ma è adesso, Super Nintendo, cazzo. Tu dici, a te non cambia nulla perché... Beh, non c'entra il gioco, eh. Non impegna. Già solo di che l'encounter rate è più alto. Ma no, è... era Super Nintendo, quindi ovviamente è un po' più alto, però... Dai, non... No, il 6 sì, è il 6. Quello allora, sicuro. Il 3 cioè, il 5 era più... il 2 da noi, no? Sì, il 5 era il 2 da noi. No, come funzionava? Non mi ricordo più cos'era saltato. Comunque questo è il 6. Per gli europei è il 6. Per gli americani è il 3, se non sbaglio. O anche per gli europei è il 3. Non mi ricordo più sta roba. Boh, non l'ho mai saputa, credo. Perché era Final Fantasy 3 in America, ma in Europa non lo so se era Final Fantasy 3 anche da noi o era Final Fantasy 6. Perché so che i GDR... No, era... Guarda, comunque all'inizio del titolo era Final Fantasy 3. Ah, e poi questa è la versione americana patchata, credo, in italiano. Ecco, appunto. Il 3 per gli americani. Eh sì, poi questa è la versione americana del gioco, appunto. Quindi è il 3. Sì. È il 3 per gli americani. Ma è il 6 per noi. Sì, giusto. Boh, ok. Abbiamo capito. Perfetto. Un saggio di copia e incolla, copia e incolla di Wiki, grazie. Incolla. Da noi è arrivato in versione PS1, ma dappertutto è uscito in versione PS1 il 6. Io l'ho giocato la prima volta in versione PS1. Quindi... Però non lo so se su Super Nintendo esisteva la versione PAL. PS1? Sì. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. O anche Super Nintendo. Quello varrà un po' di soldi. No, vale un probabilmente. Cazzo. No, vale un no? Cazzo. O anche Final Fantasy 6 del Super Nintendo giapponese in celofanato. E non vale un cazzo. Sì? Perché le versioni giapponesi non valgono un cazzo perché lì vendevano un botto, quindi... Sì, è un gioco o sì, un'altra. Esatto. Questi giochi avevano valore solo le versioni PAL, fatto di vendere nella lingua giusta, cioè. Ma come mai avevi quelle giapponese? Dove la cazzo l'hai presa? Sì, è vero, dovevo un botto. No, no, non usiamo il pad dell'Xbox. Anche se dovrei mettere, perché devo fare le combo di Sabin, dovrei mappare sulla freccia direzionale le leve. Perché Sabin deve fare le combo che con l'analogico non sono ovvie. Perché non piglia bene gli input. Comunque non mi hai risposto. Dove l'hai preso il coso in giapponese? Ah, su eBay. No, me l'ha linkato Bocci. Poi non mi ricordo come l'ho preso. Me l'ha linkato lui. Dovete sapere che Bocci è anche un mago dei link. Esatto. Quando vi serve un link di qualsiasi genere e cosa, lui te lo fa. Questa cosa sì. Non attaccare il guscio, va bene. Bava. Firebeam. Magitech.
No, male, la custodia era tutto dei giochi PS1, cazzo, che sì. Poi bastava farla cadere una volta e si rompeva in mille pezzi, però... Poi non ballo, più che altro non valgono un cazzo di nulla senza, senza la custodia. Guarda che entra dentro il bastardo. È il momento di curarsi. Beh, succurati. Questo è proprio il tutorial, eh. Beh, sì, prima battaglia, ti fanno capire che hanno i... Hanno le fasi, i mostri, si cambiano, si trasformano, molto carino, sì. Fa vedere che, sì, che sono sgravi, sì, loro. Sì. Tu sapresti guidare un Magitek? Penso di sì. Secondo te è difficile? Non credo, lo guidano Wiggs e Beach, che sono due rincoglioniti, lo guido anche io, cazzo. Però comunque fai tanti attacchi, voglio dire. Ma avrà tipo due leve per camminare e un tasto, per ogni attacco. Cioè, cazzo mene, ti rompo il culo. Ci sono su Final 14, se non sbaglio, come cavalcature. Ah, figo. Ma, se... Ma quanto costano? Cioè, sono accessibili o no? Non so se le paghi coi soldi veri, onestamente. Là. È ancora vivo? Palle. No, sei morto, coglionazzo. Ah no, è ancora vivo, come ho detto. Tu boccite. Boccite. Ciao per causa. Penso che io da piccolo, ciao, la prima volta che lo giocavo, non avevo, era in inglese il gioco, e non avevo fatto caso a quello che dicevano. E quindi io attaccavo di brutto sto guscio, e dicevo, minchia, ma è forte sto figlio di puttana. Invece no, ero io che avevo un coglione. No, bastava che aspettare. So. Cazzo ne so io, però. Che palle ho fatto il post con lei. Pamma via, cazzo. Qua adesso arriva subito Locke. Let's go. Come Locke dobbiamo chiamarlo proprio male. Ma secondo te Magitek vanno veloce? Non credo. O no? Non sembrano vanno veloce. Vanno solo tipo tipo dei robot. Sarà più veloce della camminata umana, ma niente di che. Il Chocobo è più veloce del Magitek. Pare. Eh beh, però non lo spara. Chocobo contro Magitek. C'è Magitek di brutto, spara un Fire Beam. Il brutto. Colore del nero della Play 1 era una protezione per la pirateria, se non sbaglio. Aveva a che fare con la protezione, se non erro. Cosa? Il colore nero del disco della Play 1. Sì, è probabile. Mi pare che avesse a che fare con la pirateria. Anche io mi ricordo roba del genere. Però vabbè, all'epoca si dicevano tante cose. Dritto? Sì. C'è Shiva qua. No, non è Shiva, è un uccello. Che cazzo di GF? Che è CGF? L'Esper, scusate. È un boss. Sì, ma è un boss fake. La creatura fake boss. Sì, sì, tipo fake boss. Adesso è Terra, va lì, esce dalla Magicite, si mette a 90 appoggiata sul Magitek. Il mostro esce dalla Magicite. E Beach la scopano. Esatto, se la scopano. Tipo... No, Wings e Beach guardano, fanno i cock holder. E invece lui se lo secondo se lo il cock holder. Per me lo quittano. Madonna, ragazzi. No, ma perché lo dobbiamo quittare? L'abbiamo quittato ancora un cazzo. Dobbiamo quittare per sé. I nomi, preparatevi, cioè, per i nomi. Cioè, abbiamo resistito a Final 8, che comunque vorrei sottolineare di nuovo che è il quarto gioco che finiamo, tra l'altro. Diglielo, uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro, e questo sarà il prossimo. No, qua, ragazzi, dobbiamo mettere assolutamente... Paola, vergognati. Devo mettere assolutamente dei nomi imbarazzanti e volgari. Se no non fa ridere. No, perché sono si parlano fra di loro in una maniera allucinante. Perché magari è pesante. Una aria. Una misteriosa ragazza controllata dall'impero e con il dono della magia. Terra, come si chiama? Come si cancella? Bocci.
No, Bocci, gli altri li facciamo volgari. No, facciamo tutti volgari tranne Bocci. Così nei dialoghi sembra che ce l'hanno tutti con lui, poi. Ti prego. Ti prego, è perfetto. Mi chiamo Bocci. Incredibile, nessuno si è mai ripreso così velocemente. Lo so. Oh, porca troia. Adesso tocca, ecco, da qui in poi, ragazzi cattivi, mi raccomando. Bocci in Goya possiamo fare. Mamma mia, le combinazioni. No, che... povero, le combinazioni che verranno poi sono incredibili, cazzo. Aprite, vogliamo la ragazza dell'ufficiale dell'impero. Devo sapere la lore di Bocci. Verrà fuori in questo... Ho la sensazione che verrà fuori nel walkthrough di questo video. Cioè di questo gioco. Pian piano. Estremamente probabile. Pian piano verrà fuori. Ogni volta che verrà menzionato nel gioco vi diremo una... Un aneddoto. Una parte... Una Aspetta, c'è un elisir qua. C'è una medicina nell'orologio. Crono, lo sapevi che c'era una medicina nell'orologio, cazzo? Elisir! Chi aveva ragione? Ray, che aveva ragione? Madonna, mi hai stupito con questo. Allora? Allora dobbiamo andare? Coglionazzi. Merdacce. È lassù. Presto, Bocci, scappa. È lassù, Bocci. Cazzo di Bocci di merda, Allora, dobbiamo... Fatto adesso introduciamo il Moguri prima ancora di Lockforce. Vai, Bocci! No, perché tipo Locke va ad aiutare Bocci, poi deve salvarlo. Tipo. Aspetta, come sono i comandi? Addio! Come si esce da qua? No, ogni tasto, sto schiacciando tutto, non fa niente. Sogno un loop. Ok. Com'è uscito? Ma stai usando il pad? Sì. Ok, siamo fuori, non ti preoccupare, attacca. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Chiama Vagina Sele. Se adesso ci arriviamo, ragazzi, ogni personaggio avrà il nome che merita. Metti giù Locke. Cosa vuol dire metti giù Locke? Ah, devo schiacciare giù. Ok. Quello è un save. Sì, un save, sì. Qua i mostri non salgono di livello insieme a noi, lo sai, vai? Vabbè, ma spero che sta cazzata non ci, non è solo ci fosse l'otto. Solo l'otto ce l'aveva. Ali di Fenice. Possiamo già affullarci la vita e resuscitare. Però ti fa camminare di più, eh. Non ci sono così tanti... Ma è un gioco vecchio, random è un encounter. Gioco del Super Nintendo, però penso che gli encounter rate di sto gioco non siano troppo diversi da quelli di Final Fantasy VII, probabilmente. Cioè, non credo, non è così... E poi non ha caricamenti, quindi sti cazzi, cioè... Cioè, nel senso, non c'è schermata di fine, non c'è schermata di chiusura della battaglia, non c'è niente. Battaglia, attack, via. Sacco pelo, noi siamo già OP, cazzo. Oddio, mi rimangio quello che ho detto. Sì, ma vanno giù come niente. È vero, Andum. Tra l'altro, Andum, dove sei arrivato, cazzo? Non dirmi che l'hai quittato, per favore. Paola, dove è arrivata? Anche tu, Paola, dove sei arrivata? Non l'abbiamo più parlato, non vi ho più chiesto. Secondo me l'avete quittato, perché è pesante. Perché sta giocando a Minecraft, perché Paola. Perché dovete giocare a Minecraft, dedicate il vostro tempo a giochi che non valgono. Io sto facendo la... Fa cagare Final 8. Io sto facendo la mob farm, Paola. Primo, che sei arrivato dopo, vi ho chiesto di non nominare più Final 8 in nessun tipo di domanda o conversazione. Esatto, quindi bannato Ximo. Paola, brava. Comunque sto facendo la mob farm, così possiamo avere XP infinita. La faccio, la sto facendo adesso, la finisco quando finisco la live, la finisco.
Anche se domani mattina devo svegliarmi presto che devo andare alla dentista, cazzo. Ma non importa. Stamattina sono arrivati a farmi lo spurgo, ho fatto le 3:30 del mattino io ieri, ridendo e scherzando. Perché? E alle 7:30 sono venuti a suonarmi per lo spurgo. Prima mi hanno telefonato e gli ho palesemente dato le indicazioni sbagliate per venire a casa mia. E dopo un po' mi chiamano, ma non troviamo casa tua di qua. E poi, ma vi ho detto a sinistra. E lui sì, ah, era a destra, scusa. Mi fa sbagliato, mi hanno tipo insultato sotto. Pensavano non sentissi, in realtà io ho sentito che mi insultavano, bastardi. Vabbè, ma chi è che non ti insulta, cioè? E poi sono arrivati, mi hanno spurgato. Sono andato, ho detto, mi sdraio un attimo, poi o vado a fare la spesa, faccio una passeggiata, faccio qualcosa di utile stamattina. Tocco il letto, guardo l'orologio, 30 secondi dopo, 11:30. E ops! Qualcuno qua ha fatto tardi. Qualcuno qua ha un cazzo da fare. Tra l'altro. La campagna di Final 9 è normale, sì, è il giusto Final 9. Abbastanza bilanciato di difficoltà. Non è troppo difficile. Frodo, scusa, ma sei arrivato a Rapala in Breath of Fire 3? Perché ho letto adesso che poi me lo perdo. L'ha finito 5 volte a Breath of Fire, Crono. E lui mi ha detto, forse l'aveva già... Stava giocando io adesso, sono arrivato al porto. Sì, sì, Rapala. Crono rigioca tutto quello di cui noi parliamo. Così quando ci giocheremo potrà dirci esattamente cosa dobbiamo fare. Quando giochiamo a Breath of Fire, dopo fare esattamente, grande Crono. Tra l'altro Crono, quello lì, best musica ever di una città, punto e a capo. E lui mi confermerà. Conferma? E non ha confermato, è vero? Comunque eccolo qui, è lui! L'inimitabile. Anziano. Come si chiama Locke? La musica di Locke è fighissima. Rock, no, ragazzi. Qua dobbiamo tirare fuori le armi pesanti adesso. Perché ricordatevi qua, i dialoghi. Avete la possibilità trattatelo male. Di non avere pietà. Come se fossi io. Immaginate che sia io. Spruzzatore non mi piace. Klashnikov no. Io lo chiamerei feccia. Obeso saccente non ci sta. Quante lettere ha per curiosità? Ne ha poche. Ne ha solo 6. Ne ha solo 6. Feconda. Feconda sono troppe lettere, però mi sa. Non ci sta feconda. Però feconda nei dialoghi è figo, cazzo. Feconda. Perché l'altra volta avevamo chiamato uno porco e un altro Gesù. Loffi in tiro. Sadico, svaginatore. In tiro ci sta. Bisogna vedere nei dialoghi come viene. Bocci. Ma secondo me. Bocci e in tiro, però non è male. Arrapato, troppo lungo. E sono poche, cazzo, 6 lettere. Proprio poche. Stronzo. Così. Eretto. Eretto, dai, che è anche elegante, Eretto. Ci dovrebbe stare. Eretto. Esatto, io sono un cercatore di tesori. Sciocchezze. Pensavo dicessi io sono Eretto, sarebbe stato più figo. Eretto, comunque sei tu quello che mi stava cercando. Sì, vorrei farti conoscere una ragazza. Eretto non vede l'ora, Eretto. Spero che abbia niente a vedere con i Magitek la maga. E invece sì, è proprio lei. Mentre noi parliamo, questa città non è terra, potremmo restare indipendenti, Ci sono i partigiani in questo gioco, cazzo. Siamo tutti, c'è sempre la resistenza di qualcosa. Sì, però si chiamano proprio partigiani. Ah, ok. Sì. Però te vai a figa e parla con il re. Sì. Andiamo da terra, Eretto. Non veniva anche Locke ad aiutarci adesso? Eccolo qua! Duro! No, vabbè, ha vinto Eretto, mi dispiace. Adesso c'è anche il Moguri. Diamo il nome già al Moguri anche qua, non mi ricordo.
Perché il Muguri è un personaggio... Adesso devi difenderti, tipo, con i Muguri. Sì, lo so, ma è obbligatorio il Muguri come personaggio, puoi saltarlo. Cupo! Bocci, sono eretto, ti prego. Ehi, Bocci, sono io, eretto! Sì, vogliamo aiutarti. Let's go. Cupo! Carino sto minigioco. Lo usa, usaci per salvare Bocci dalle guardie. Vuoi informazioni? No, su memoria. Cioè, più o meno. Allora, devo tipo fare così. Metterlo davanti. Poi c'è un tasto da premere. Cambio PG. Boh! Lo metti, basta che li metti alle entrate. Che... metti lì. Lì. Primo combat. Ah, c'è Mog qua. Però Mog è il nome. Mog, Kuku, Kutan e Kupan. Bam! Mica sono questi cazzo di Muguri. Mica frustate li prendono, cazzo. Infatti il Muguri forse poteva usare un botto di armi diverse. Sì, ma tutti e quattro hanno quattro armi diverse. Sì, quindi, Poi tipo proprio il Mog usava... non aveva troppi problemi di armi. Kupek, Kopop, Kumamma. Diritto d'attacco abbiamo. Bene. Diritto di assembramento io voglio. Fatto, poverina... no, la mia amica hanno fatto la multa. 260 euro. Ma per cosa? Assembramento. Senza mascherina. Perché ma a casa di qualcuno? No, non è che ti vengono a fare la, non ti vengono a fare la, casa, la multa a casa. Perché adesso puoi andare a casa degli amici. No, no, in un luogo pubblico. A un luogo pubblico non aveva la mascherina. Vabbè, però vince anche lei. Erano tipo in due, però. Non è che erano in 18.000. Cioè, erano due amiche. E niente, sono presa la bella multazza. 240 euro se la pagano entro 5 giorni. Perché c'è la promozione. Oppure. O se no diventa più alta. Non mi ricordo più quanto diventa. Però 240 euro. Cioè, è abbastanza pesa la multa, È tanto, cazzo. Sì, sì che ne giravano nella fase 1, giravano multe da 500 euro, però. Si saliva giusto un pelo. Sì, è vero, il Muguri posso chiamarlo Tenga, è anche in linea con... è anche in linea con il nome del... cioè, col nome, con i nomi che hanno. Kuru, Kamog, ci fosse Tenga qua in mezzo e non sapessi che cos'è, non te la daresti. Sì, ci starebbe quasi bene. Sì, no, reclutarlo non puoi reclutarlo ora. Però non mi ricordo più se è obbligatorio reclutare il Muguri per finire il gioco oppure no, se è un personaggio secondario. Che i personaggi che puoi perdere o non fai più sono Shadow. Dove sono? Non abbiamo finito. Sì, ah, cioè, manca ancora uno. Sono Shadow, il Mimo, il Bigfoot, come si chiama? Cazzo. È secondario, poi non prenderlo il Muguri. Vedi? Che devi tipo tornare qua per prenderlo più avanti nel gioco, se non sbaglio. Adesso c'è il boss. Sì, fallo con Locke. Sì, ovvio. No, con Eretto vorrei dire. Con Eretto, è vero. E Locke sono io, lui è Eretto invece. Anche io sono Eretto in effetti, quindi... vai, Eretto! As we speak, Mica. Ovviamente. Sai cosa mi piaceva della versione PlayStation 1? Che aveva il ruba bilanciato, c'erano delle rube più fighe da rubare ai nemici. Si rubava... no. Oh merda. Si rubava delle rube molto più fighe. Umaro, dove? Bravo. Su SNES? Sì. No, su... su PlayStation 1. Il furto era... c'era delle rube più fighe. Non puoi rubare, bastardo. Che ci ammazza questo. Oh. Però lo scrivevo altro su GameFAQs. Cazzo. Come che scrivevo altro su GameFAQs è proprio un... è un nerd. Già. Sì, ma a parte il nerd. Cioè, già scriverli, puttana Eva. Non devi solo saperne. No, ho sbagliato, l'ho usato su Kupek perché pensavo fosse automatico, ma non lo è. Game over, ragazzi. E non l'abbiamo mai salvato. No, abbiamo salvato, cazzo dico. Ah no! E lo fai apposta, forse. Ah no, perché tu hai quattro team. Hai tre team, cioè, quindi puoi provarci con tutti, praticamente. Però adesso sono a uno di vita.
Come cazzo faccio? No, ne scegli un altro. Non lo fai con l'O. Sì. Facciamolo con l'ovo. Questi erano sgravi. Però devi toglierlo perché non passa, secondo me. Ah, merda. Fai le limit come fai a lotto. Era facile comunque sto gioco. Ciao Zio Cap, buonanotte. Notte Zio Caps. Buonanotte a te. Aspetta. Comunque sto gioco è facile. Ma non ce la possiamo fare, cioè, è proprio una roba che va al di là. Io non lo sapevo. No, mezzaluce, smentito. Perché stavolta io sono dalla tua parte. Immagino. Sono lì che lo indico. Siete tutti dalla parte di lei sempre, non è giusto, cioè, il team è palesemente contro me. Sono Mog è un macello di video. Io lo sapevo, tu lo sapevi. Io lo sapevo sto giro, cazzo. Dai, cazzo, in teoria tutto attacco devi poter vincere, dai, per forza. Ma gli altri comunque picchiano, non è che... No, ma lui picchia tantissimo. Fa 100 di danno ogni cazzo di colpo. Io ma ce l'hai, di vita. Comunque ce l'hai delle... Ce l'hai no! Il rito segreto, grande no. L'isola fluttuante era tosto, vero? Vai, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Questo è solo l'inizio. Questo gioco è bello che ha veduto tanti personaggi. Continua a darti un sacco di personaggi. Tipo Rem la prendi avantissimo nel gioco. Anche il vecchio. È figa quella, è figa come cosa. Ti dà sempre un motivo per esplorarlo un minimo. Di brutto che devi ringraziare il Moogles anche... perché a me ha rotto il culo. Anche le combinazioni, comunque... Ti puoi sbizzarrire. È vero che ci sono i PG forti, però... Fai la doppia magia e sgrava. Doppio ultimo è forte. 9.999 a tutti e GG. Là. Possiamo addirittura salvare il gioco. Perché non c'è la musica della world map? Ah, forse perché in sto pezzo siamo... Hai preso male. Sì, hai preso male. C'è il pezzo tipo... Questa è una scuola per... Ma lì devi scappare, probabilmente. No, lo so, ma qua vedo che c'è un oggetto da prendere. Diglielo. Ximog punta di brutto sul nostro quitting, bastardo. Fiducia zero, proprio. No, Ximog. Ma non serve livellare, eh. Tu vai avanti, giochi, dovresti arrivare abbastanza giusto sempre. Vi ricordo che abbiamo sempre il tab, se dovesse sì, esatto. Complicarsi la situazione. Dovessimo proprio livellare per forza a quel punto. C'è un mimic qua. Sì, io l'ho salvato, me lo faccio il mimic. Mostro nel baule. Ciao Tibetto, benvenuto. Mezza luce con il mimic. Questo tipo, mica easy. Ciao non Tibetto. Non è un mimic, è un mostro base. È un cane, tipo, esatto. C'era tipo un cane dentro. Nella speedrun che ho visto si fermavano a livellare comunque. C'è un pezzo in cui si fermavano a farmare. Beh, se c'è un pezzo che si fermano a farmare vuol dire che non è così scontato. Nella speedrun. Però vabbè, considera che loro calcolavano tutti i passi di tutta la run e facevano tipo pochissimi combattimenti. Non so sì, come facevano, tipo non combattevano mai. Io in sto gioco non so come cazzo è possibile. Perché c'è una combinazione di passi per cui tu... Non combatti quasi mai. È allucinante. Sì, lo so, però non credo andare da Figaro. Un minimo me lo ricordo questo, cazzo. No, mi rifiuto di chiamare qualcuno Celia. Piuttosto mi spavano i coglioni. Allora, aspetta. Poi Vicente era quello più OP che teniamo sempre. Infatti. Una tortura, cazzo. E metto Bocci. No, dobbiamo fare una frase lì. È vero. Bocci eretto per la figa. No, è troppo lungo. È troppo lungo per la figa. Per X la figa. È perfetto. È perfetto. Quindi uno deve scrivere X.
Uno lo devi chiamare X. Bocci eletto per Paola. No, non mi permetterei mai. Non mi permetterei. L'unica cosa eletta per Paola è la torre per la Mob Farm che dedicherò a lei. È l'unica cosa che posso ergere per lei. Nient'altro. Oggi io e Paola siamo andati a letto insieme su Minecraft, comunque. No, dai. Sì. Voglio che si sappia. Proprio una vita parallela. Sì, sì, sì. L'unico posto dove posso averla. Bocceretto per i link, non è male. Ma è figo reclutare i personaggi di nuovo nel mondo distrutto. È vero, abbiamo fatto il Trisam. Che figo. Perché, scusa, c'eri tu? C'era anche Chunio 5. Allora, aspetta, cosa abbiamo detto? Per la figa lo chiamiamo. E che poi lui è anche un donnaiolo. Quindi è perfetto. X? Dove era X? Cazzo, era X minuscola. X. La. Figa. Che schifo. No! Non ci sta per una lettera. Cazzo, è vero, non ci sta per una lettera. E beh, lo metti X X figa. Sì. X spazio figa. Sì. C'è lo spazio. Non c'è lo spazio, c'è un punto, qualcosa. X slash figa. X maiuscolo, due punti, figa. X sta a figa così, Basta, ce l'abbiamo fatta. X due punti figa, dove è F maiuscolo? In che alfabeto, che palle, io voglio la tastiera come nel computer. Madonna, perché... E dopo la E, cazzo! X figa, perfetto. Fega. Fega. Sono ex figa, re di Figaro. Eretto, sorpreso che io conosco un re, vero? Bocci è allibito da tutto questo, probabilmente. Eretto a più tardi. Così sei un soldato imperiale. Nessun problema, Figaro e l'imperatore sono alleati. Riposati, bla bla bla. Bocci, ma perché mi stai aiutando? È per le mie capacità? Per i tuoi link, X figa, ti devo tre motivi. Primo, la tua bellezza mi ha stregato. Io mi sono in fondo vivo per la figa. Secondo, voglio sapere se sei il mio tipo. Le tue capacità sono l'ultimo motivo. Ah, allora ci sono. X figa è quella serie sui misteri. Esatto. Esiste la figa, chi lo sa? Secondo me, no, l'ho sempre ritenuto. Sinonimo di figa con tre lettere, dove lo trovi? Oh cazzo, dove devo andare adesso? L'ampio panorama dialettale. Sì, sulle misteriose fighe, mai viste io. Dovevo andare a dormire tipo con lei, se non sbaglio, devo riposarmi. Figa e l'impero sono alleati, cazzo mene. Ti ho chiesto qualcosa? No, qua c'è un letto, c'è una tipa. E di butto che mi riposo. Qua usi lei, non usi Locke, comunque. Protagonista alla fine è lei. Beh, ovvio. Come on! Come on, per cambiare la figa! No, non devo riposarmi qua, allora. Crono, cosa devo fare? Adesso tocca parlare alla signora che ti racconta di Sabin. Oh, e dov'è la signora? Minchia, meno male che c'è Crono. Minchia, di nuovo, cazzo, adesso tocca parlare con... Comunque, Crono, sei rassicurante. Sì, perché, non, perché sai che sei sempre a posto. Appena c'è un momento di smarrimento... Sì. Ok. Ah, è qua, la vecchia è qua. Ah, per la figa. Ha un fratello gemello. Che caro ragazzo, Eva. C'è già il nome di Sabin, forse. Fratello, perché tutti parlano di successione al trono di nostro padre? Sei cieco. Non vedi che ormai ci sono poche speranze. Cosa?
che è un flashback raccontato benissimo. La vecchia manco c'era, come fa a saperlo? Eccolo. Il fratello gemello di Per la figa. Il fratello gemello per la figa è per il culo. Ecco, scusami. Ma non ci sta. X cazzo. Poi ci sta. Culo ci sta. Culo è quattro lettere. Cazzo invece. Cazzo, ma non mi è andata via la luce. Puttana Eva. Che è successo? E mi è andata via la luce. Oh, cazzo, hanno staccato la luce a lei. Ma il portatile è acceso perché... Il portatile è acceso perché stai usando la connessione. Bon, t'ha staccato... Vedi a non affidarti a me, Ray, per i contratti di luce e gas. No, ma è tutto. Ah, boh, a posto. Invece è tornata. A posto l'impianto elettrico. Ma anche fuori, nel mondo di fuori? Sì, sì, adesso è sparita di nuovo. Olè! Porca troia, ma puttana, basta. Ma come cazzo si fa? Ma fuori casa com'è la situazione? Sono spente? No, sono scattati gli allarmi. Ah, allora è la zona proprio che senza luce. Sì, sì, è la zona. Ah, boh, però, ma cosa, ma la prima notte che sto qua con la luce. Oh, porca troia. Ti è andata male, Giovanni? Come lo chiamiamo Sabin, quindi, tutto questo, lei, secondo te? Per pene, boh. Sabin, chiamalo come cazzo vuoi. Oh, per cazzo mi piace. Per cazzo. E ci sta anche. Abbiamo Eni. Chi hai come gestore della luce? Olè, la luce! Adesso è tornato. Vai, viene, che figata. Meno male che non avevi nulla attaccato stasera. Avevi solo il portatile che tanto ha... Sì, sì, la TV, che sarà forte. Che figata. Sì, a parte che io c'ho il coso, il salvavita lì, come cazzo si chiama. Per figa l'ha fatta ancora. Tenta di con tutte, basta che respirino. Per figa, giustamente. E quindi? Come si chiama il... Dove devo andare adesso? Adesso Edgar nuovamente, grazie. Come si chiama? Il trasformatore, quello che salva il culo. Il salvavita. No, dico quelle cose che attacchi il computer, quella scatola nera. Il gruppo di continuità. Però sì, bravo quello. Quello io ce l'ho. Vabbè, quello ti salva il culo di brutto. Quello sì, serve a evitare i danni al PC, tendenzialmente. Ma ti salva anche ai sbalzi di tensione, quello lì. Sì, infatti figata. Sì. Di brutto. Hai fatto bene a cambiare casa. sì, adesso compro. Come adesso sono fottuto perché l'ho comprata, quindi... I tool di Edgar si comprano qua, no? Se non sbaglio. Questo castello è la struttura più moderna del mondo, puoi dirlo, cazzo. Dove cazzo era il negozio degli oggetti? Perché mi ricordo che c'erano i negozi qua dentro. Di lì, eh? Non lo so, Ximog, non ho idea. Non credo che il 15 lo finisce. Lo sappiamo, Bazzarei, anche cambiando casa non ha bisogno. Non mi ricordo. Non sappiamo come... Ma perché non è la... usando sempre la stessa connessione, per adesso non c'è da niente la casa. E che quando mi metteranno la fibra probabilmente andrà meglio. Speriamo. Che non lo so, secondo me è il portatile che ha scazzato. Prova a disinstallare e reinstallare Discord. Domani provo. Di installare i Discord, magari lo risolvi con sta cazzata. Oh, eccoli qua. Mezz'ora, se già c'ho solo una luce, cazzo, in sta casa, che per fortuna quello che mi ha dato il bianco è anche un po' elettricista, mi ha messo almeno una lampadina. Se no non ho neanche quella luce lì, me la spegni, cazzo. Oh, guarda i negozi come sono veloci, cazzo. Tintura cosa fa? Ah, 50 mp, vabbè. Ammorbidente, mentolo, ali di fenice. Sacco a pelo ne ho 3. Tenda, 1. Ok, a posto.
Il crocifisso no, l'ho buttato, sarà per quello. È vero, hai buttato il crocifisso e Dio non ti protegge più. La Madonna è incazzata nera con la tua, tutta la zona propizia. Incazzata nera con la zona proprio. E allora, figa, ti piace il mio castello? Per figa, abbiamo visto dall'impero. Ma scusa, come l'hai chiamato alla fine l'altro? Per cazzo. Figa, cazzo. Oh, oddio. È un figo Kefka, guardalo lì. Real evil piece of shit. Kefka è bastardo. Kefka è figo perché all'inizio, quando lo vedi qua, sembra che non sia il cattivo principale. Io pensavo fosse, sai, tipo il cattivo quello mezzo comico. Invece no. Sì, sì. Invece è un gran figlio di puttane. Gemelli, due facce della stessa perversione. No. No. Oh, wow. Parla? Perché non parla? Pensavo fossimo alleati che ci fate dei miei confini. Quindi? Oh, a posto. Sì, è vero, un figo Kefka. Perché fa proprio cose cattive. Quello è il bello di Kefka. Avvelena gente innocente. Sì, se ne sbatte di puttana. Sì, avevo un figlio di puttana. Mi piace. Mi piace. Dobbiamo uscire su o giù, secondo te? Beh, siamo arrivati a questa di figa. No, perché dobbiamo andare su? Crono, non mi hai detto abbastanza in fretta dove dovevo andare. E ho sbagliato subito strada, vedi? Sei veramente una... Ah, c'è Locke. Cioè, vuol dire, c'è Eretto. Eretto, non hai tutte le botelle a posto. Devo per figa. Dov'è Bocci? Eccolo qua, Bocci. Let's go. È meglio che riposi. Chi, Bocci o la figa? A volte odio essere un re, scusami ora. Quindi? Vieni. È vero, tutto quello che Locke vorrebbe fare all'umanità, in realtà Kefka lo fa davvero. Esatto, per questo è il mio idolo. Io posso solo pensare a tutto quello che fa. Avvelenare innocenti, ammazzare innocenti, far soffrire innocenti, tormentare innocenti. Sempre innocenti, colpevoli sì, lasciamo sempre. È ovvio, sono cattivo. I colpevoli sono i miei alleati, se permetti, sono io. È vero. Ah, vuoi andare a letto con me, Eretto? Ci sta. Non preoccuparti di nulla, io sarò... Bocci, sei Eretto, vero? per la figa mi ha parlato di te. È vero che sei un ladro? Mica, non una bella parola per questo figlio di puttana. È cacciatore di tesori. Davanti a tutti, per la figa, appoggia l'impero. In realtà sta collaborando con i partigiani, un'organizzazione che si oppone all'impero. Io sono il suo contatto in quel gruppo. Eretto, l'uomo incontrato a Nash, è uno di noi. Impero, ma io sono un soldato dell'impero. No, tu sei Bocce. È falso, ti hanno usata. Le cose sono differenti adesso. Bocci, non capisco cosa devo fare. Eretto, non posso dirti cosa fare. Però devi decidere da sola. Presto troverai la tua strada. Meno male. Ah, mamma mia, ragazzi. Come saprò che... Dormi, te, Bocci. Non farti troppe domande. Queste linee di dialogo sono state stupende. Domani glielo scrivo a Bocci, che è diventato il protagonista della live. Sì, di Final Fantasy 6. Di Final Fantasy 6. Per la figa? Ma cosa? I dialoghi saranno bellissimi. Su Final 6 viene troppo bene mettendo i nomi. Finalmente un gioco dove possiamo leggere i dialoghi. Non vogliamo fare un walkthrough dove leggiamo le cose, esaminiamo il gioco. Sono molto agitati per questo fuoco. Fuoco, infatti, ma che cazzo? È perché fanno? È Kefka che ha dato fuoco a tutto. E dove devo andare adesso? Crono? Tutto pronto? Sì. Bocci avrà sempre retto a consigliarli. Brutto. No. Guardalo.
Minchia, per la figa OP. Per la figa, giù! Olè! Come facevano a saperlo, fra l'altro? Let's fucking go. Ok, via ora. Yahoo! Eretto è sempre felice. Sempre di buon umore, chissà come mai. Ma sei eretto o sei solo felice di vedermi? Ma si sposta. Esatto. Eh sì, non ti ricordi che il castello andava sottoterra? No, non ricordo. È OP il castello di... di Figaro. Ma tanto se sta bruciando. Tanto va sottoterra, voglio vedere come cazzo fa a bruciare in mezzo alla sabbia. Boh! Hai capito? Bah. Oh, quanto ce l'ha duro, Edgar? Ce l'ha molto più duro di Kefka, eh? Vedi, ci seguono con le magicite e noi dimostriamo che i Chocobo sono più lenti, come dicevamo prima. Oh, porca. Per la figa, eletto, bocci! Scatenate il vostro potere. Vuoi un furto? Arnesi, palestra, va, 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 va. Facciamo un fuoco. Io non salto l'altro, io non salto l'altro. È tutto per fare intrattenimento. Per la figa, che succede? Sembri molto sorpreso, come mai? Per la figa, hai visto quello che ha visto? Sì. Sì, questa ragazza è incredibile. Per la figa, fantastica, quella è la magia. Ma... G-A Eretto, magia. Figa eretto. Bocci, dove hai imparato a fare quello? Scusa, ma io... Eretto, guarda, questa cosa non è poi così importante. Che cosa, Eretto, non è così importante? Per la figa, già. Solo non avevo mai visto la magia prima d'ora. Sì, ma... effettivamente come fai a bruciare un castello? Come fai a bruciare un castello che è di pietra? Sì, è molto eccitato per la magia. Ma Ray, tu mi stai sentendo adesso? Sì, sì, ti sto sentendo. Ah, ok, pensavo senti lei. Poi ci sono mille allarmi, puttana, andare a vedere che cazzo fa. Non li sentiamo gli allarmi, figo? No? No. Perché tu quel microfono lì è... Piglia solo i suoni da vicino. Sì, sì. Quanto cazzo ce l'ha duro? Ah, devo usare gli arnesi, è vero, sono un coglione. Attacca. Arnesi, palestra e GG. Là! Lock. Cioè, voglio dire, eretto. Eretto non è così eretto. Sei morto? Sì. Bravo, Figaro. Stai sbattendo. Non ho curato, non ho curato. Accidenti a te per la figa. Pagherai per tutto questo. Eretto, questo è grande. Per la figa, Bocci, devi incontrare una persona. Eretto, siamo membri dei partigiani. Per la figa, il nostro campo è Bannon. Oddio. Siamo me. Bocci magia. Per la figa, Bocci ha poteri magici. Con l'Esper sembrava reagire a lei. Ci sarà una connessione? Sono confusa. Vabbè, adesso quando parla Bocci non ci interessa. Per la figa, ma gli umani non nascono con poteri che tu sembri avere. Io voglio ancora parlare dei membri dei partigiani, per favore. Sì. Oh, oddio. Vorrei sapere se sono eretti o no. Esatto. Ti chiedo scusa, Bocci, cosa devo fare? Sono sicuro che l'impero ti seguirà. Se cadi uno nelle loro mani, il mondo sarà in grave pericolo. Bocci, tu vuoi comprendere i tuoi poteri, giusto? Allora devi andare su eBay. Eretto, Bocci. A sud c'è una caverna che porta a Figaro Sud. Va bene. E Chocobo era figo che la mappa diventava tipo 3D. Sì, sì, sì. E adesso salviamo davanti alla grotta e ti facciamo andare a dormire, vai? Che mi sembra che ne hai bisogno, che sia al buio. La grotta qual è? Andare a capire che cazzo succede. Questa è la grotta, Crono. Crono, dammi conferma se questa è la grotta, così sloggo qui. Crono, conferma? Conferma, Crono? Crono mi ha parlato. Pensa che c'è solo quella di grotta, o no? No, ma ci sono più puntini, quindi volevo essere sicuro che fosse questa. Perché se scendo dal Chocobo, il Chocobo se ne va.
E quindi andiamo a vedere sull'altro puntino. Sì, è quella, boh, perfetto. Sempre sul pezzo. Là. Save. No, aspetta. Rimane morto, cazzo. Eretto grave quando muore. Faccio anche un save state, va? A posto. Buon ragazzi, grazie per aver finito Final 8, grazie per la compagnia, grazie per tutto. Io devo ancora andare a mangiare i Bau. Ci vediamo su Minecraft, che adesso devo finire assolutamente la farm dei mostri. Next time. Buonanotte, ci vediamo lunedì su From Lock to Ray e io sarò sabato sera e sabato notte invece su Gamers Arena. A lunedì, bye!